Benvenute e benvenuto nel decimo giorno di The Magic. Questi 28 giorni, oggi è proprio il caso di dire magici, perché parliamo di cospargi tutti di polvere magica. E Sant'Ambrogio, teologo e vescovo, ovviamente molto famoso, dice: nulla è più urgente del rendere grazie. Iniziamo con gli antichi insegnamenti spirituali che dicono che ciò che diamo con cuore sincero ci è reso moltiplicato per 100. Quindi essere grati e dire grazie a qualcun altro per quello che ti ha dato non è soltanto urgente, ma addirittura vitale per migliorare la tua esistenza. Quindi la gratitudine è davvero un'energia portentosa, perché è in grado di raggiungere esattamente la persona che vuoi. Prova ad immaginare questa energia come se fosse una polvere magica, no? E scintillante, dalla quale cospargi a pioggia qualcuno che ogni volta lo ringrazi per ciò che ti ha dato. Immaginati una cosetta. L'energia potente e positiva della polvere magica raggiunge e agisce davvero su chiunque ne sia cosparso. Molti di noi entrano in contatto tutti i giorni con un sacco di gente, vuoi al telefono, per email, faccia a faccia al lavoro, nei negozi, al ristorante, in ascensore, in autobus, insomma ovunque. E quante situazioni davvero si meriterebbero le persone la nostra gratitudine, perché qualcosa stiamo ricevendo da loro. Prova a pensare a quanta gente che incontri durante una giornata, tipo, no? Per esempio tutti quelli che ti forniscono da un servizio, dai commessi nei negozi, i camerieri, i ristoranti, gli autisti dei bus, dei taxi, insomma tutti gli addetti ai punti di informazione, addetti alle pulizie, staff e quant'altro. Tutte queste persone che stanno dando loro stessi a tuo vantaggio e tu stai ricevendo i loro servizi. Quindi se non li contraccambi con un grazie, ecco che stai mancando di gratitudine e di conseguenza stai arrestando l'arrivo del bene nella tua vita. Ma pensa davvero anche agli addetti alla manutenzione, alla sicurezza e tutti i mezzi di trasporto, o che la manutenzione di tutti, per esempio, servizi tipo l'energia elettrica, idrica, gas e quant'altro. Oppure i nostri spazzini che puliscono le strade, chi igienizza i bagni pubblici, chi pulisce i treni, gli ospedali, i ristoranti, insomma tutto quello che, ovviamente, gli aeroplani. Certo, non puoi dire il tuo grazie personalmente ad ognuno, ovvio che è impossibile, ma basta che tu ne cosparga uno di polvere magica dicendogli grazie per raggiungerli tutti. E puoi badare a sentirti grato la prossima volta che ti siedi sulla tua scrivania, ad esempio, tirata tutta al lustro, oppure quando percorri un marciapiede, o senti il profumo di pulito. Quindi se sei anche al bar, al ristorante, cospargi di polvere magica ringraziandole tutte le persone che ti si avvicinano per servire. Ma non trascurare nessuna occasione. Quindi quando ti puliscono la tavola, quando ti purgono il menù, quando ti riempiono il bicchiere d'acqua, quando ti portano il piatto, insomma quando ti presentano il conto e quando ti danno il resto. Quindi a levare casse, quando sei anche al supermercato, cospargi di polvere magica al cassiere, digli grazie. Oppure chi ti aiuta a mettere la spesa nelle borse. Immaginati in aereo, diffondi la polvere magica ringraziandolo, ad esempio il personale del check-in, la polizia, l'addetti agli imbarchi. Durante il volo ringrazia il personale di cabina che ogni volta ti viene e ti serve. Quindi quando ci sono tantissime occasioni, ad esempio il comandante, l'equipaggio, tutti vanno a ringraziare perché ha volato con loro e anche loro stessi ti ringraziano. Prova a pensarci quante volte nei voli ti ringraziano per aver volato con loro e tu non li ringrazi, perché comunque sia volare è un vero e proprio miracolo. Sii grato poi a chi ti aiuta nel lavoro, che si tratti di un impiegato, di una receptionist, lo staff alla mensa, il personale delle pulizie, chiunque. Cospargini di polvere magica dicendo loro la parola magica grazie. Sono tutti al tuo servizio, quindi meritano la tua perenne gratitudine. Ad esempio come i commessi da negozi, gli uscieri, gli impiegati che lavorano sodo per servire il pubblico, hanno scelto un lavoro che li mette al servizio degli altri, quindi a contatto con gente di ogni tipo e di ogni umore,
inclusa anche quella che non sa mostrare gratitudine. La prossima volta che qualcuno ti serve, ricordati che si tratta della figlia o del figlio prezioso di qualcun altro, che è sorella o fratello insostituibile, e è madre o padre di una famiglia con figli, e amica o compagna adorata, e che quindi merita la tua gentilezza e la tua pazienza. Qualche volta ti sarà capitato di incontrare del personale in servizio sgarbato o che non ti riserva l'attenzione che vorresti. In questi frangenti può risultare difficile, ovviamente, provare gratitudine per l'altro, ma ricordati, la tua gratitudine non deve dipendere dal comportamento altrui. Spetta a te la decisione di essere comunque grato e di far sì che nella tua vita prevalga sempre comunque la magia, indipendentemente da ciò che ti accade intorno. Sei tu il termostato e non il termometro, sei tu che regoli l'intorno, ma questo sarebbe un altro discorso. Comunque, pensa per esempio che forse quella persona che è sgarbata sta attraversando anche un momento difficile. Ci sta, potrebbe stare poco bene o avere appena perso una persona cara o aver divorziato da poco, cosa ne sappiamo? Si trova magari in una situazione disperata, in una fase critica. La tua gratitudine e gentilezza potrebbero costituire l'unico momento magico della sua giornata. Quindi, come dice Filone d'Alessandria, un filosofo, sii gentile perché chiunque incontri sta combattendo una dura battaglia. E quando ringrazi qualcuno al telefono per il suo aiuto, il tuo grazie, non buttarlo via, ma spiega il perché della tua gratitudine. Per esempio, grazie dell'aiuto, grazie di aver deviato per me, grazie del tempo che mi hai dedicato, grazie di aver risolto la situazione per me. La loro reazione ti sorprenderà, ma è questo ciò che accade quando fai questa semplice operazione, perché l'altro avverte la tua sincerità. Quando ringrazi qualcuno di persona, guardalo dritto negli occhi. Dritto, è importante che tu lo faccia, altrimenti l'altro non percepirà la tua gratitudine e quindi non verrà cosparso di polvere magica. Se dici grazie guardando il soffitto, il pavimento o in maniera distratta, mentre magari parli al telefono, stai sprecando un'occasione buona per aiutare quella persona e per cambiare la tua stessa vita, perché quel grazie non è stato sincero. Un paio di anni fa stavo cercando un regalo per mia sorella in un negozio. La commessa capì che cosa volevo e si mise alla ricerca del regalo adatto, quasi che la sorella fosse la sua. Qui si sta raccontando, no? Nel preciso momento in cui me lo consegnava meravigliosamente impacchettato, ricevetti una telefonata che conclusi mentre varcavo la soglia del negozio. A quel punto fui pervasa da una sensazione di disagio. Tornai immediatamente indietro e non mi limitai a ringraziare la commessa, ma le spiegai anche per filo e per segno la ragione della mia gratitudine, manifestandole tutto il mio apprezzamento per la sua disponibilità. Insomma, l'avevo cosparsa di polvere magica di gratitudine. I suoi occhi si riempirono di lacrime e un sorrisone le illuminò il viso. Ogni azione produce sempre una reazione uguale e contraria, sempre. Se sei sincero quando dici grazie, l'altro lo avverte e quindi non solo rendi felice l'altra persona, ma riempie anche te di un indescrivibile senso di appagamento. Quel giorno uscii dal negozio sentendomi al settimo cielo. E ci credo. Personalmente non ricorro alla polvere magica solo con chi mi sta servendo. Vi ricorro in ogni situazione. Quando saluto mia figlia prima che si metta al volante per tornare verso casa, esprimo gratitudine perché arrivi a destinazione sana e salva, muovendo le mani in aria come se stessi cospargendo lei e l'auto di polvere magica. A volte faccio quel gesto sul computer, quando mi accingo a iniziare un nuovo lavoro, quando mi trovo in un negozio, sto cercando qualcosa di particolare. Ovviamente anche mia figlia, sempre racconta, ricorre alla polvere magica quando viaggia in auto. Se per esempio incrocia un automobilista che guida come un pazzo, lo cosparge di polvere magica per farlo stare meglio e proteggerlo da se stesso. Pensa un po'. Oggi porta con te la polvere magica e spargila su chiunque incontri, senza farti scappare alcuna occasione per dire grazie. Abbi cura di farlo con almeno 10 persone, 10, che svolgono altrettante mansioni che ti sono tornate utili. Non preoccuparti se non puoi farlo personalmente, puoi comunque raggiungerle anche solo col pensiero.
La polvere magica arriverà a loro anche così. Per esempio, di a te stesso. Sono davvero grato agli spazzini che sono all'opera di primo mattino e tengono pulite le strade. Non mi ero mai reso conto di quanto debba essere riconoscente per il lavoro che eseguono puntualmente ogni giorno. Grazie. Tieni il conto delle persone che stai ringraziando e cospargendo di polvere magica fino a totalizzarne 10. Immaginando la polvere cadere su di loro, ti farai un'idea di cosa accade alla forza della gratitudine nel regno dell'invisibile. Questo ti aiuterà a credere e a sapere con certezza che la polvere magica della gratitudine raggiunge davvero gli altri e che puoi disporne per aiutarli a migliorare le loro esistenze. Ma non è tutto. Ogni volta che cospargi qualcuno di polvere magica, un po' quella magia torna anche a te. Se oggi sei a casa, prendi carta e penna oppure il computer e ripensa alle situazioni in cui qualcuno ha momentaneamente lasciato la sua occupazione per dedicarsi a te. Qualcuno al telefono o un inserviente che ti ha dato retta. Il postino, lo spazzino o il gestore del negozio sotto casa. Compila una lista di 10 voci e indirizza a ognuna di quelle persone un po' di polvere magica e un grazie sincero. E adesso leggi oggi il capitolo relativo all'esercizio di domani, perché dovrai iniziarlo non appena sveglio. E l'esercizio magico numero 10, poi andiamo a vedere quello di domani, cospargi tutti di polvere magica. Quindi il punto 1 è l'elenco delle tue fortune, selezionane 10 scrivendo il motivo della tua gratitudine, rileggi la lista in coda ogni voce e esclama grazie, grazie, grazie e senti quanta più gratitudine possibile per quelle fortune, ormai le sai. Il numero 2, oggi cospargi di polvere magica 10 persone il cui lavoro ti è stato utile in qualche modo, ringraziandole di persona o, se ciò non è possibile, almeno con il pensiero. Esprimi la tua gratitudine per le mansioni che svolgono. Prima di andare a letto, il punto 3, stringi la pietra magica, eccola qua, nella mano e di la parola magica grazie, pensando alla cosa migliore che ti è accaduta oggi. Punto 4, leggi oggi il capitolo relativo all'esercizio di domani, perché dovrai iniziarlo non appena sveglio. Quindi io te lo anticipo, andiamo a vedere che cosa ci riserva domani. Quindi sarà il mattino magico. Eccolo qua, quando ti svegli, prima ancora di fare qualunque cosa, pronuncia la parola magica, grazie. E dal momento in cui apri gli occhi fino a quando non hai finito di prepararti, pensa alla parola grazie ogni volta che usi un qualsiasi oggetto. E poi ci sono l'elenco delle tue fortune e la pietra magica prima di andare a letto. Quindi io ti ringrazio per essere stato qua anche nel 10° giorno e ti aspetto per il mattino magico nel giorno numero 11. Un abbraccio da Luca Vitali.